Non so proprio cosa pensare, eh? Non so proprio cosa pensare. Allora, è un video abbastanza serio. Non so se sarà lungo o corto, non mi interessa. Tanto non si vedrà il video fino alla fine. Quello poco ma sicuro. Allora, ragazzi, come lo vedete YouTube? Come lo vedete YouTube? Dal punto di vista vostro. Vi dico la mia, vi dico la mia, sinceramente. A me mi pare il paese dei balocchi. Un paese dei balocchi, sinceramente. Il paese dei balocchi. Perché? Tanti mi diranno perché. Allora, ve lo spiego subito. Questo è il mio punto di vista. Dopo, per chi non è d'accordo, non importa. Allora, io frequento tanti canali YouTube, però ho visto e mi sono fatto un'idea nel mio piccolo modo di pensare che c'è una profonda invidia. Invidia, perché invidia da tanti da tante persone che, per carità, non la pensano uguale a te. C'è tanto scontro, dibattito da parte di tanti YouTuber che vogliono dire la sua, però nello stesso tempo c'è tanta voglia di apparire, tanta voglia di vedere chi è più. Diciamo chi è il più forte nel mondo, cioè nel modo in cui ti approcci alle persone, perché se non pensi in maniera calma su certi argomenti che si va a trattare, o tipo che vai a stabilire un piccolo discussione, una piccola discussione nel mondo. Adesso si fa a partire, ma tanto si va sempre in quell'ambito là, il calcio, mondo del calcio. Oppure, come si chiama? No, gossip, non è neanche un gossip, perché ormai. Sì, si può anche chiamarlo gossip, tanto gossip, dissing, non è che siamo là, però. Anzi, sì, nel mio modo di vedere, sì. Gossip e dissing possono andare. Adesso c'è questa voga di fare dissing, di scusate, passatemi il termine, sputtanare la gente. Bello, bello, complimenti.
complimenti. Intanto, con questo si può dire che manca il rispetto di fronte a gente che non conosci, perché non puoi classificare una persona soltanto perché la vedi in webcam. Perché ragazzi, che in cui ci stanno anche chilometri di distanza, e tanta gente tende a classificarti, a giudicarti per la persona che sei. Ma sì, quella persona non mi piace, non mi dà un senso di appartenenza, non sei niente, tu per me non sei niente, non sai niente, ma cosa vuoi parlare? Ma sei inutile, sei inclassificabile, non rientri nel mio pensiero collettivo di saper dire ma sì, abbiamo un punto in comune, abbiamo uno stesso modo di pensare. Ragazzi, qua c'è già odio, c'è già confronto, tanto negativo che positivo, c'è indifferenza, c'è un contrasto che non porrà mai fine. E ragazzi, a me mi spiace anche parlare così, a pensare che YouTube fosse ed è una piattaforma interessante una piattaforma che puoi esprimere proprio il tuo pensiero, ma realmente non è così. È un'arma a doppio taglio, perché si sa, non puoi piacere a tutti, questo è inevitabile. Però ragazzi, basta, perché non è possibile diciamo avere dei dibattiti così forti. Diciamo nel mio caso, perché nessuno mi fa dissing, nessuno mi dà contro, perché no, per me non serve come tipo di youtuber che sono. E niente ragazzi, io non capisco questa rivalità tra youtuber che non ci conosce. Poi ragazzi, mi pare che ognuno sappia di più dell'altro, ma questo l'ho già detto in precedenti video. Però sta diventando un odio globale da parte di YouTube, perché YouTube non è controllato, secondo me. Non è controllato nel senso di
di avere un resoconto di come si dice di persone di utenti che sanno di sbagliare. Adesso non lo so, ragazzi, l'ho buttato così, è anche difficile esprimere un pensiero senza una scaletta. Però vedo che tanti anche utenti, vedo che tanti utenti vanno uno contro l'altro, anche tra utenti che scrivono, non soltanto in video diretto. Ma questo si sa, ragazzi, questo si sa, no? Non sto lì a dire che non so queste cose qua. Ragazzi, è brutto a dire queste cose, perché non c'è mai come si dice, un dibattito tranquillo. Non c'è sempre, c'è sempre uno che ti va contro all'altro. Cioè, se io entro in una chat, sono già pronto a ricevere offese di tutti i tipi. Però, ragazzi, se uno viene giudicato in 5 secondi per la persona che sei, senza sapere niente, senza sapere che sei una persona che ragiona, c'è troppo classificazione della persona. Cioè, YouTube è proprio è un mondo sconosciuto ancora adesso. Cioè, non sai mai cosa a chi trovi davanti, perché per paura di essere giudicato, di essere offeso, di essere schifato da parte di utenti che ti scrivono sotto nei commenti, e che dopo sei pronto a fare un video contro per favorire anche agli utenti che ti dicono: ma dai, ci sta un confronto, fai un dissing, dimostra che sei più intelligente dell'altro. Basta, ragazzi, perché no, non è il mio genere di... A parte che non mi metto in mezzo a queste cose qua, però, ragazzi, non è giusto. E io questa parte di YouTube la conosco, perché ormai su YouTube si fa solo questo: scannarsi uno contro l'altro, dimostrare chi è più forte, chi ha più il ragionamento al posto giusto, chi ha la testa sulle spalle, chi è più stupido non è niente, chi è più intelligente va avanti. Ecco, io la vedo così. Ditemi sotto nei commenti cosa ne pensate. Tanto questo video non verrà visto fino alla fine,
E ragazzi, dai, ho fatto questo piccolo pensiero, lo so che questo video verrà lungo, però dai, è venuto spontaneo questo video, giusto o sbagliato che sia. Ok ragazzi, niente, io vi saluto e ciao a tutti e noi ci sentiamo alla prossima. Mi raccomando, mi raccomando, ok? Ciao a tutti ragazzi.